Benvenuti nella mia cucina. Oggi realizziamo insieme un menù di pesce con qualche accorgimento e qualche idea un po' diversa dal solito. Una tartare di branzino abbinata alla pesca e al mango e poi una carbonara di mare con dei tagliolini al nero di seppia. E per chiudere un pesce al vapore, ma sarà reso sfizioso e saporito, non è sicuramente un pesce per i giorni tristi, con una salsa veramente particolare con un sacco di profumo di erbe aromatiche. E avrò un ospite speciale che ci insegnerà l'abbinamento migliore, perfetto, per ogni singolo piatto, per sapere quale vino comprare o quale abbinamento. E parlando di vini, guardiamo queste immagini. Da decine di anni la passione per il vino tramandata da padre in figlio racconta in Italia una storia in continua evoluzione ed è da Conegliano Veneto, collocata nel cuore del Prosecco, dove le dolci colline ricamate dai vigneti fanno di quel particolare territorio patrimonio dell'UNESCO, che le prestigiose aziende rendono omaggio alla propria terra, producendo una vasta gamma di vini di OCG, DOC, IGT e da tavola, nelle versioni spumanti e frizzanti, vinificati secondo le regole del metodo Charmant e con una preziosa selezione di fermi bianchi e rossi. Un lavoro quotidiano di ricerca e di rispetto per la terra, un'innovazione che parte dalla consolidata tradizione familiare per dare vita a prestigiose linee di prodotti esportati in tutto il mondo. E dopo queste bellissime immagini delle colline e soprattutto della cantina e del prosecco, io ho pensato di fare una ricetta abbinata, ma ho chiesto l'aiuto di Anna Cardin, sommelier, quindi esperta del mondo dei vini e in maniera particolare di questo vino, direi prezioso, solo italiano. Esattamente. Ciao a tutti, io sono felicissima di essere qua, grazie di avermi invitata e io non vedo l'ora di cominciare. Guarda, anche noi, perché poi assaggeremo. Guarda, ho pensato come prima ricetta, che è un po' un passepartout, mi viene a dire che non ha stagioni, a parte la frutta che utilizzo, di fare una tartare di branzino con l'abbinamento di pesca e mango, aromatizzata con delle erbe aromatiche, del lime, ma in maniera particolare una sfumatura di menta. Intanto che io comincio a fare questa preparazione, mi vuoi dire perché hai deciso di fare il sommelier? Poi soprattutto donna, che molte volte vediamo nella maggior parte dei casi gli uomini, invece noi abbiamo dei punti in più, ricordatevelo. Assolutamente, noi siamo poche ma buone, anzi forse più che buone direi. Eccellenti. Esatto, io in realtà lo dico sempre, io ero astemia fino al 2012, finché mi è successo al lavoro che un cliente mi ha ordinato una bottiglia di vino molto costosi, e lavoravo già in ristorante, e quando gli ho portato il conto mi sono resa conto che aveva speso molto di più per bere che per mangiare. Allora lì mi è scattato un qualcosa e ho detto: io devo capire. Ho incominciato a fare i corsi, perché c'è un percorso di studi che qui in Italia dura 3 livelli, e pian pianino io totalmente io ignoravo il vino, pur essendo piemontese di origine, quindi insomma adesso diciamo che tengo alta la bandiera del Piemonte, un po' meglio di prima. Sì, insomma tra Veneto e Piemonte direi, esatto, che sono due regioni, ma ormai in tutta Italia abbiamo delle, sì, eccellenze vitivinicole importantissime. Esattamente. Poi naturalmente avete fatto della prepista, quindi, esatto. E poi è bellissima questa cosa, cioè notate, era astemia, perché io quando esco con le mie amiche che mi dicono: no, non bevo, ma al massimo della celebrazione di un buon piatto è un buon bicchiere di vino. Ma difatti io lo dico sempre, quando mi succede che qualche cliente mi dice io non bevo, io dico sempre: guardi che passa, insomma si può risolvere la questione. E poi da lì ho incominciato a studiare, ho incominciato ad assaggiare, mi sono appassionata. E devo anche ammettere che io lo spiego sempre, anche quando insegno, che il vino ti cambia, perché si imparano ad usare i sensi, il naso che noi usiamo pochissimo, si impara a degustare, non solo a bere, come si può degustare un buon piatto, si deve anche degustare il buon vino, e quindi mi si è aperto un mondo e da lì ho sempre voluto imparare di più, ho studiato molto
Ed è un percorso che io consiglio a tutti. Quindi è diventato poi la tua vita, il tuo lavoro. Esattamente, sì. Dico vita perché porta via, così come la vita di un sommelier, quella di uno chef, di un pasticcere, diciamo che porta via molta parte della nostra vita. Io dico sempre che il confine tra vita e lavoro a volte non c'è, è molto difficile. E poi da donna è ancora più difficile, perché esiste ancora un po' questa idea che è giusto che l'uomo lavori e faccia carriera, e che invece la donna che fa carriera viene vista ancora un po' diversamente. Però lì poi c'entra anche molto il carattere, la voglia e la determinazione, perché è giusto che tutti abbiano a pagamento nel proprio lavoro, uomo o donna. Quindi ho sempre portata alta la bandiera, e ammetto, non è sempre stato semplice, però se io mi guardo indietro sono felicissima di quello che ho fatto, che ho ottenuto e che continuo a fare. Quindi guarda, ti interrompo un attimo perché io qui ho tagliato la nostra filetto di branzino già sfilettato, lo vado a condire con un po' di pepe nero, sale, e ho detto che lo aromatizzerò con un po' di lime e menta, quindi vado a spezzettare con le mani un pochettino di menta. Qui poi a casa possono tranquillamente utilizzare le erbe aromatiche che preferiscono, e uso il lime perché lo abbino un po' alla frutta, un'acidità diversa rispetto al limone. Certo. Poi ho pensato un po' anche al vino, quindi, e aggiungo un po' di pesca tagliata a cubetti e di mango, e questo qui è già un primo condimento, quindi molto leggero e fresco. Sì, e poi vado, che profumo, infatti il profumo delle erbe aromatiche è fondamentale. Andiamo ad aggiungere anche un po' di mango. Profumo da Caraibi, sta arrivando da questa parte. Ma il vino che hai scelto da abbinare a questa ricetta? Allora, è un Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry. Ho scelto l'Extra Dry perché ha un residuo zuccherino tale che permette l'abbinamento anche con piatti con presenza di frutta. È un prosecco più morbido, molto profumato, perché è vero che bisogna fare attenzione al palato, ma ci deve essere anche poi una concordanza con i profumi. Questo è un piatto che necessita un vino che possa sostenere i suoi profumi, quindi un vino con un bouquet floreale, fruttato, come in questo caso il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry. Guarda, io ho quasi impiattato, alla fine è una realizzazione di un piatto molto veloce, naturalmente la qualità della materia prima è fondamentale, e in questo caso ho pensato anche a rispettare il vino, e volevo aggiungere... Che bei colori qua. Guarda, in quel piatto! Vado ad aggiungere anche una grattugiata di lime finale, perché poi questo dà proprio la freschezza. Voilà. Questo. Guarda che bella spuma, Cristina. Io ne sto versando un calice anche per te, ovviamente. Ma vuoi che io non bevo? Lo sanno tutti che a me non mi mica piace che lo faccio solo io il duro lavoro, no? No, qualcuno lo deve fare. Scusa, esatto. Mi dicono sempre vai in giro, ma qualcuno questo duro lavoro lo dovrà pur fare. E io sono sempre disponibile. Allora, io intanto ti allungo un calicino qua di fianco, mentre tu finisci di lavorare, così ti arriva un po' di profumo anche a te. E intanto io ve lo spiego questo vino con due semplici parole, senza descrizioni troppo barocche, perché tanto il Prosecco è un vino semplice, un vino di tutti, e per questo anche lo abbiniamo ad un piatto alla fine di una semplicità unica, perché Cristina lo ha preparato in pochi minuti, quindi anche un piatto che a casa si può fare velocemente. Guarda, io assaggio il vino perché penso che sia un bellissimo connubio, ma tu assaggia la mia tartare. Certo, assaggio subito e annusa anche. Senti che buon profumo che ha. Senti fiore d'acacia, pesca. C'è anche un leggero richiamo di erbe aromatiche comunque. Io vado perché sembra proprio il vino giusto. Assaggiate anche voi, poi ci direte. Mi staranno invidiando tutti, ma...
Buono! Tartare di branzino con pesca e mango alla menta. Branzino, misticanza, menta, pesca, mango, lime e lamponi. Olio, sale e pepe. E per realizzare dei piatti speciali ci vuole una buona spesa, una spesa di qualità. Andiamo a vedere. Buongiorno Maffi, benvenuta. Ciao Francesco, sono venuta a fare la spesa per il menù di Cristina. Oggi tutto pesce. Siamo qui sul Porto Canale di Cesenatico. Vedo che avete un banco di pesce bellissimo stamattina. Allora, nel nostro banco oggi abbiamo tutto quello che gli serve. Branzino appena pescato, pronto per essere sfilettato dal nostro Gioele. Un'orata appena pescata e un preparato per il sugo, per la vostra carbonara. È il nostro preparato con le nostre primizie principali, gamberi e calamari del nostro mare. Freschezza, qualità, ogni giorno. Compriamo prodotto giornalmente in tutti i porti dell'Adriatico, da Chioggia fino a San Benedetto. Francia del Sud, pesce mediterraneo, Tirreno, oltre le classiche importazioni, Norvegia, Olanda. Quindi tutti i giorni arriva prodotto fresco e il cliente è solo la prima qualità. Accontentiamo Cristina assolutamente. Salutala, eh! Quali sono le ricette che fanno discutere di più in assoluto? Le classiche. Però poi le classiche sono quelle che amiamo trasformare. Quindi oggi io faccio un po' una sfida e faccio una carbonara con un tagliolino nero di seppia con una carbonara di mare. Anna, cosa dici? Io dico che c'ho già il vino giusto. Ah, perché poi a me il vino serve anche per la cottura, perché io sono una di quelle che sostiene che il vino che vado ad usare da cucinare deve essere lo stesso vino che bevo. Non esiste il vino da cucinare o da bere. E alla fine ce lo mangiamo. No, anzi, se si usa il vino buono per cucinare, anche il piatto poi ne giova. Assolutamente, questo è un po' un mito da sfatare, no? A casa c'è chi ha il vino da cucinare e il vino da bere, no? Sacrifichiamo un pochino della bottiglia e diamo il giusto gusto alla ricetta. Come faccio io a casa? Io faccio così. Qualunque vino apro, perché io prima scelgo il vino e poi cucinare. Io invece scelgo la ricetta e poi vado a comprare il vino. Vengo da te e ti dico, io oggi cucino questo, cosa mi dai? Io prima il vino lo assaggio per essere sicura che sia come voglio io e poi ci cucino e quindi poi lo uso anche per cucinare. Allora, guarda, questa ricetta, io faccio un soffrittino di scalogno che rimane più dolce, dove vado a cuocere gamberetti e calamaro che ho già pulito e tagliato cubetti. A quel punto una sfumata, in questo caso di un prosecco rosé, perché sarà quello che beviamo insieme. Esattamente. No? Ok. Il prosecco rosé Doc Brut. Bello, ma questo è un prodotto nuovo, mi piace. A me il rosé piacciono in generale, anche se per anni è stato un po' bistrattato. Esatto. Il rosé. Sì, è stato bistrattato perché comunque la qualità è cresciuta negli anni. Il prosecco rosé è la novità dell'anno ed è ottenuto da Glera, quindi che è il vitigno con cui si produce il prosecco, con una piccola aggiunta di pino nero. Il pino nero dà più struttura, più forza e in più anche questi profumi di fragolina, di lampone, quindi questi profumi anche rossi che bene si sposano anche con piatti un po' più strutturati. In questo caso la carbonara di Marra direi che è un piatto dagli ingredienti corposi e allora, quindi guarda, qui abbiamo scalogno, metto i calamari, i gamberetti puliti, tagliati a metà e abbiamo tolto il filo intestinale, importantissimo, e li faccio leggermente rosolare. Quando hanno una buona rosolatura andiamo a mettere un po' di vino. Nel frattempo qui un uovo, pecorino, parmigiano e visto che siamo proprio all'antitesi della carbonara classica, ci metto anche un po' di panna. Ci ho messo il pesce, ci mettiamo il vino, quindi giusto per avere un contraddittorio, qui le abbiamo messe tutte. E la bollicina anche ci aiuterà a equilibrare e quindi a pulire anche il palato, perché dove c'è bollicina e dove c'è in questo caso un pochino di panna, comunque un pochino di grasso, è l'abbinamento sempre che funziona.
sempre un pizzico di sale e pepe. Invece quando abbiamo i molluschi, cioè cozze, vongole, dobbiamo fare attenzione, ma qui in questo caso vai pure con un goccino di vino. Vado. Vai Anna, vai tu. Voilà. Qui ho l'acqua bollente, vado con il tagliolino. Anzi, guarda, mettiamone una in più, perché poi dopo ce lo assaggiamo. Mi sa che questo giusto. Deve essere giusto. Naturalmente la cucina classica, se devo fare le cose classiche, le rispetto. Ma questa è una ricetta, un po' di fantasia, mi viene a dire, che negli ultimi anni ha riscosso molto successo. E poi sai che cosa? Pensando al rosé, molte volte hanno sempre detto che erano il vino delle donne, come se le donne dovevano bere dei vini diversi. Sì, perché il rosé è sempre stato un vino un po' più morbido, un po' più gentile. In realtà credo che il rosé sia un vino per tutti, è sempre più apprezzato, però diciamo che oggi, siccome siamo due donne e con un prosecco rosé celebriamo anche un po' le donne, che ci quindi, vuole. Quindi questa carbonara di mare, con il nostro tagliolino al nero e con questo bicchiere, è il suo, è la esatto. sua morte, dopo come ci, si dice. Dopo ci facciamo una bella pausa, chiamiamola così, va bene? Pausa di lavoro, ci sta, no? Ma questo duro lavoro qualcuno lo deve fare, no? Il prosecco rosé è la novità dell'anno ed è il vino che mancava, perché molte denominazioni in Italia hanno anche la versione in rosato e finalmente è arrivato anche in terra di prosecco. Guarda, abbiamo saltato la pasta, una ricetta veloce una volta che abbiamo il pesce pulito. Vado a mettere il composto di uova, pecorino, parmigiano e un pochettino di panna e vado a legarla. Non, la padella deve essere spenta, io ho spento, certo. Vedi, col calore del fuoco vado ad amalgamare i vari elementi e naturalmente questa va servita subito. Che meraviglia! Che dici, ci siamo? Io direi che c'è anche l'abbinamento cromatico, che anche questo è molto importante quando si fa l'abbinamento cibo-vino, perché anche l'occhio vuole la sua parte, non solo il naso e palato. E qui questo rosa del gambero ci sta. Ci sta benissimo anche a livello visivo. Sicuramente da qualcuno può essere considerato un azzardo, no? Però vi assicuro che è molto gustoso e alla fine negli abbinamenti strani, nelle situazioni più difficili, vince sempre l'assaggio. Quindi io direi che oltre all'abbinamento facciamo l'assaggio e noi andiamo avanti col nostro duro lavoro. Tagliolini al nero con carbonara di mare, tagliolini al nero di seppia, calamaro, gamberi, scalogno, uova, parmigiano e pecorino, panna fresca, vino bianco, prezzemolo, olio, sale, pepe. Anna, per concludere questa carrellata di ricette, ho pensato di preparare un filetto di orata, qui ho un filetto già pulito, al vapore, però se non abbiamo un recipiente adatto, faccio vedere un metodo molto semplice. Cosa importante, come nei vini, è il profumo anche quando si cucina. Ho preparato un'acqua profumata, diciamo così, ma il suo termine tecnico sarebbe courbouillon, in questo caso con gli elementi aromatici che poi utilizzerò anche nel condimento. Quindi ho messo dello scalogno, del lime, dello zenzero e delle foglie di erbe aromatiche miste. Prendo il mio filetto di pesce, lo vado a privare della pelle, in questa maniera, e su un foglio di carta che metto un goccino di olio e qualche erbetta, lo metto a cuocere qui sopra. Nel frattempo che io vado avanti, che abbinamento hai pensato per questa ricetta? Per questo piatto ho pensato come abbinamento un pino grigio doc delle Venezie, visto che comunque è un piatto delicato perché è una cottura al vapore e seppure è una cottura delicata però anche con tanti profumi.
e il Pinot Grigio è uno di quei vitigni comunque che ha questi profumi tenui di frutta polpa bianca, come per esempio la pesca. Ritornano anche un po' le erbe aromatiche, ha un naso molto fine, molto elegante, che ben si sposa senza coprire comunque poi la ricetta. Quindi in questo caso magari invece che la bollicina, un vino bianco fermo come questo Pinot Grigio può essere l'abbinamento più adatto. Però anche se fosse una bollicina va bene ugualmente, diciamo. Allora la bollicina è come sta bene dappertutto. Sì, con la bollicina non si sbaglia mai, anche perché poi con tutte le varie declinazioni veramente si possono accompagnare dagli antipasti fino anche ai dessert. Quindi il Pinot Grigio era anche per dare un'alternativa, quindi volendo, dopo magari vari assaggi di bollicine, un bel secondo piatto con un vino bianco fermo è la scelta ideale. A volte quando vai al ristorante ti chiedono fermo o frizzante, che esatto, vuol dire niente, diciamo la verità, perché esatto, c'è un mondo. Esatto, perché poi molto dipende dal tipo di vitigno, da dove arriva l'uva, dall'annata, quindi sono molti fattori che vanno a influire poi nella scelta del vino adatto per il piatto. Guarda, io li metto in questa maniera, quindi non c'è proprio un contatto diretto, e chiudo con un coperchio, ma se non avete un coperchio si può utilizzare un altro tegame e quindi fa vapore. Con la carta, oltretutto io ho visto che ho messo le erbe aromatiche, quindi il profumo delle erbe tende ad esaltare ancora di più. È importante che l'acqua non deve bollire, deve sobbollire, andare piano, anche perché il pesce, se noi lo mettiamo dentro un'acqua che bolle molto velocemente, si spezza, perché il collagene contenuto al suo interno si disgrega. Invece se noi rimaniamo negli 90 gradi, diciamo, quindi quasi vicino all'ebollizione, rimane intatto e quindi noi avremo il nostro bel filetto intero. Questa mi sa che a casa te la copio. Guarda, è veramente una bella ricetta e non ci avrei mai pensato, da sola non ci sarei arrivata. Bene, io sono qui apposta. Guarda Anna, è quasi pronto, vedi? Senti che profumi. Che profumo, meraviglioso. Perché si sono concentrati. Io faccio la salsa d'accompagnamento, anche questa molto semplice, con ingredienti che a volte si hanno anche a casa. Uno yogurt compatto o anche quelli normali, qualche erbetta aromatica, quindi riprendo sempre gli stessi elementi, sale, pepe, olio e vado a frustare. È una salsa molto semplice, che però dà sicuramente una bella spinta al piatto. Ma bene, per degustare, come hai pensato a questo abbinamento? Come ti è venuta? Su che cosa scegli l'abbinamento del piatto al vino? Ma allora io... alla base c'è molto studio, molta ricerca e molte prove che spesso non vanno a buon fine. E io ormai vado ad abbinamento istintivo, quindi io leggo gli ingredienti, mi immagino il piatto e ascolto il mio palato e dico: ma con quegli ingredienti che cosa potrebbe aver bisogno il mio palato? Perché alla fine l'abbinamento è un completamento, quindi il vino non deve sovrastare il piatto e viceversa. Non è una scienza precisa, però un qualcosa di scienza comunque c'è. Io ho scelto questo Pinot Grigio perché ha dei profumi di agrumi, di erbe aromatiche, di pesca, di frutta polpa bianca, quindi comunque questo naso un po' verde richiama anche le erbe che tu hai utilizzato per... Senti? Sì, le richiama decisamente. E in più poi anche la salsa di accompagnamento, quindi a base di yogurt, ben si sposa con un vino che comunque ha freschezza, ma allo stesso tempo il Pinot Grigio è dotato anche di una certa avvolgenza e morbidezza. Quindi io sono convinta che piatto e vino in questo caso veramente si fondano in una cosa sola, così come deve essere nell'abbinamento cibo-vino. Quindi una maggiore esaltazione del gusto del piatto e una maggiore esaltazione del gusto del vino. Quello sarebbe ciò a cui auspica ogni sommelier, raggiungere la perfezione. Noi ci proviamo, non è detto che sempre ci si riesca, però ci proviamo. Ma se non ci si riesce si aggiusta il tiro per la volta dopo, anche quella è esperienza, giusto? Ok, guarda, un filo d'olio a completare, perché in questo caso un buon olio extravergine d'oliva
va bene su un piatto dove qui proprio sono esaltate in maniera molto semplice dei gusti, dei profumi che sicuramente abbinati a questo vino si completano e si esaltano. Grazie Anna ad aver partecipato a questo gioco di gusti, profumi, sapori. Abbiamo proprio lavorato con io con i miei piatti, tu con la presentazione di questi vini, e spero di avere di nuovo un altro incontro perché è stato veramente piacevole. Grazie a te Cristina, è stato per me una nuova scoperta e adesso appena vado a casa ti copio. Chiamami e fammi sapere se funzionano. Certo. Orate al vapore con salsa allo yogurt. Orate sfilettate, limone, zenzero, scalogno, prezzemolo, yogurt greco, timo, maggiorana, basilico. Con queste ricette abbiamo scoperto abbinamenti un po' insoliti, ma veramente ottimi, e abbiamo imparato l'abbinamento del vino. E grazie alla nostra ospite che ci ha lasciato il suo sapere. E vi aspetto alla prossima puntata.